Ettore Bernabei, storico direttore generale della RAI, scomparso a 95 anni. Lo ricordano tanti volti televisivi che con lui hanno lavorato, contribuendo alla nascita del servizio pubblico. Ce ne parla Donatella Cataldi. La RAI e il mondo della cultura si sono dati appuntamento a Roma ai funerali di Ettore Bernabei, storico direttore generale che negli anni del boom unificò l'Italia con la sua televisione elegante e pedagogica. Con lui si è avuta la sensazione che ricominciasse a vivere un paese, un popolo, una nazione. Si infatuava addirittura quando capiva che poteva fare qualcosa per riunire il paese. Voleva dargli un'identità nazionale, diceva lui. Basta con le divisioni. E ci ha rimesso tutti insieme. Il pluralismo l'ha inventato lui in televisione. Tra i primi banchi della chiesa di Sant'Eugenio, i familiari, la figlia Matilde Bernabei con Gianni Minoli. Per la RAI è stato tutto, è stato l'alfa e l'omega del servizio pubblico, sicuramente. Quale eredità lascia? Lascia l'eredità sono dei patrimoni che si possono far fruttare o dilapidare, dipende da chi viene dopo. Nella chiesa gremita di parenti e amici, anche tanti collaboratori di Bernabei che dagli anni 60 al 74 contribuirono a fare del servizio pubblico una TV di qualità, come il regista Tony Amendola. Voleva veramente che la gente imparasse qualcosa da televisione. È stato veramente un maestro di vita con tutti.